È Antonella Bellomo, la nuova presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari. Già prefetto di Bari, Bellomo è stata nominata a capo del rinnovato direttivo composto da don Alessandro Tanzi, dalla dottoressa Marina D'Abbico, Paolo Viti e Carlo Lorusso. La composizione del nuovo direttivo è stata resa nota nell'ambito del convegno Credito alle famiglie e alle imprese, attività antiriciclaggio della Banca d'Italia, tenutosi nel capoluogo. Occasione per affrontare alcuni degli aspetti cruciali per il buon funzionamento del sistema economico, l'erogazione del credito e altri servizi a famiglie e imprese da parte delle banche e le manifestazioni patologiche fuori dalla legalità come l'usura e le forme di prevenzione e contrasto al fenomeno. La piaga dell'usura in questo momento ha aumentato forse per certi versi la sua forza pervasiva a causa di un cambiamento anche della criminalità organizzata e anche grazie ad una mentalità e un costume di vita che, fondato sulla logica del benessere, vede la gente inseguire i beni economici, i beni di vita come unico e assoluto deterrente contro la fatica dell'andare avanti. Questo non fa altro che creare un cerchio vizioso che porta all'indebitamento. Il 95% delle nostre aziende ha meno di 10 dipendenti e la fragilità connessa ad essere piccoli, soprattutto la fragilità indotta, che li rende più deboli. Vogliamo dare a tutti gli strumenti per potersi difendere di fronte a questa infiltrazione.